Vogliamo, cari nella grazia, aprire la parola del Signore nel Libro dei Proverbi, al capitolo 5, versetti 7 a 14. È la seconda sezione che fa parte di questo capitolo così solenne, così particolare. Spero questa mattina di concludere questa sezione per poi vederne una terza che è sicuramente più consolante, più incoraggiante per noi, perché Salomone ci parla anche in questo capitolo del rapporto che deve esistere tra un marito ed una moglie timorati di Dio. Quindi totalmente l'opposto, possiamo dire, dell'argomento che sta affrontando in questo momento. Allora, Proverbi 5, versetto 7 a 14. Or dunque, figliuoli, ascoltate, e non vi allontanate dalle parole della mia bocca. Tieni lontana da lei la tua via, e non ti accostare alla porta della sua casa, per non dare ad altri il fiore della tua gioventù, e i tuoi anni al tiranno crudele, perché degli stranieri non siano saziati dei tuoi beni, e le tue fatiche non vadano in casa d'altri. Perché tu non abbia a gemere quando verrà la tua fine, quando la tua carne e il tuo corpo saranno consumati, e tu non dica: come ho fatto a odiare la correzione, come ha potuto il mio cuore disprezzare la riprensione, come ho fatto a non ascoltare la voce di chi mi insegnava e a non porgere l'orecchio a chi mi istruiva. Poco mancò che non mi trovassi immerso in ogni male in mezzo all'assemblea e alla comunità. Prima di iniziare, di proseguire perlomeno nello studio di questa sezione, è importante focalizzare una lezione molto importante. Molto spesso, quando si parla di peccato, si parla solo ed esclusivamente dell'azione che viene commessa esternamente. Ad esempio, se quando è che noi diciamo che una persona è bugiarda? Quando noi sentiamo con le nostre orecchie che questa persona sta dicendo una menzogna, giusto? Allora noi diciamo: sei un bugiardo, non stai dicendo la verità. Ma in realtà il peccato non inizia nel momento in cui viene commessa l'azione, ma prima. È quello che noi vediamo proprio qui in Proverbi capitolo 5. Quando è che questa donna viene chiamata adultera? Ancora non ha fatto nulla di azione esterna, ma è adultera perché? Perché nel suo cuore ci sono pensieri d'adulterio. Allora, il peccato, come disse il Signore Gesù, tutto parte dal cuore malvagio dell'uomo. Io ho preso l'esempio della menzogna, ma potremmo farne anche tanti altri. Ad esempio il furto, il rubare. Una persona è ladra non soltanto quando commette l'azione, ma quando giorni prima pianifica un progetto di ruberia. Allora tu sei già ladro ancora prima di compiere l'azione. Allora questo è un concetto ed è una lezione molto importante che noi dobbiamo tenere conto. Allora, ci siamo fermati la volta scorsa, mi pare, nel versetto 11, dove viene messo in evidenza il dolore causato dal peccato. Guardate che parole dice qui Salomone: perché tu non abbia a gemere. Notiamo bene i verbi che vengono utilizzati. Quando verrà la tua fine, quando la tua carne e il tuo corpo saranno consumati. Cioè, qui Salomone sta dicendo al proprio figlio, ai suoi figli, poi parla figliuoli al plurale, sicuramente ne aveva più di uno Salomone di figli: stai bene attento a come tu vivi la tua vita, perché giungerà il momento in cui la tua vita cesserà, la tua carne e il tuo corpo saranno consumati. Questo è il destino del nostro corpo fisico, vero? La decomposizione. Quando la tua carne e il tuo corpo saranno consumati, e quando tu arriverai al termine della tua vita, quando avrai ancora quel piccolo bagliore
di riflessione dove tu penserai a tutta la tua vita, quali saranno le frasi, quali saranno i pensieri, quali saranno le frasi che tu dirai, affinché tu non dica veramente, come dice qui Salomone, come ho fatto, che cosa ho fatto, per non aver ascoltato a suo tempo l'insegnamento e l'istruzione. Allora, il verbo gemere che noi abbiamo qua indica proprio un lamento intenso, un lamento profondo che è provocato da un grande dolore, qualunque tipo sia di dolore, un dolore fisico, un dolore morale, un dolore spirituale. Ma attenzione, quando si pecca contro il Signore, quando si va contro la sua parola, in certi casi, questo è quello che abbiamo detto anche l'altra volta, si può anche sperimentare una sorta di soddisfazione iniziale, perché il peccato ha un'apparenza di bello, ha una bellezza apparente. È bello quando in Proverbi 31, quando ci arriveremo, quando si parla della donna timorata di Dio, che cos'è che dice lì l'autore? La bellezza è cosa vana, ma la donna che teme il Signore è quella che sarà lodata. Cioè l'esatto opposto della donna che troviamo qua. Allora, quando noi pecchiamo contro Dio, inizialmente potremmo anche provare una sorta di soddisfazione iniziale, ma guardiamo la fine, le conseguenze. Il lamento, il dolore, il gemere, come dice qui la scrittura. Il salmista nel Salmo 38, Davide, parla di una sua testimonianza personale. Dice: Signore, ti sta davanti ogni mio desiderio, i miei gemiti non ti sono nascosti, il mio cuore palpita, la mia forza mi lascia, anche la luce dei miei occhi mi è venuta meno. Davide aveva veramente una relazione intima, una relazione profonda con il Signore, ed egli è consapevole che Dio conosce tutto di lui, conosce ogni suo dolore, ogni suo lamento, ogni suo gemito. Io mi domando se, anche se lo ripetiamo spesso, se noi siamo veramente certi, consapevoli che Dio conosce tutto di noi, anche quelle situazioni spiacevoli, angosciose, che colpiscono la nostra vita. E forti di questa certezza, certamente tutti noi siamo chiamati a confidare, ce lo ricorda Davide, sempre di più nei confronti del Signore, del suo aiuto e del suo soccorso. Però c'è da fare una distinzione. Un conto è quando io provo dolore, perché sono provato, perché il Signore mi mette alla prova. E allora posso affidarmi a Lui. Allora posso chiedere a Dio di aiutarmi e di soccorrermi. Ma quando si geme e ci si lamenta a causa del peccato, cioè a causa di scelte volontarie nostre che noi abbiamo compiuto contro il Signore, allora la situazione, permettetemi di dire, che è completamente diversa. Completamente diversa, perché questi sono dolori che ci siamo causati noi. Se noi, ad esempio, in una strada dove dobbiamo andare a 50 all'ora, andiamo ai 130 e poi ci andiamo a schiantare contro un lampione, e quella non è una prova che ci dà il Signore, ma è frutto della nostra negligenza, è frutto della nostra stoltezza, della nostra follia. Allora l'unico comportamento, in questi casi, che il Signore accetterà, prima ancora che io chieda a Dio di aiutarmi, di proteggermi, di soccorrermi, è quello di un profondo e sincero ravvedimento. Dio vuole leggere questo, fratelli e sorelle, nei nostri cuori. Nessuno di noi è perfetto. Proprio per questo motivo, noi che, se siamo dei nati di nuovo, abbiamo capito cosa vuol dire ravvedimento, e allora il Signore, questo è quello che ci chiede quando ci allontaniamo dalla sua parola. In Isaia capitolo 35, versetto 10, è scritto: i riscattati dal Signore, un messaggio rivolto specificatamente a Israele, i riscattati dal Signore torneranno, verranno a Sion con canti di gioia, una gioia eterna coronerà il loro capo, otterranno gioia e letizia, il dolore e il gemito scompariranno. È un messaggio consolante. Se noi teniamo conto di tutte quelle volte in cui il popolo eletto, il popolo di Israele, ha dovuto soffrire a causa del suo peccato, andiamo a vedere tutta la storia di Israele, moltissimi lamenti, moltissimi dolori sono stati provocati per la disubbidienza al Signore.
Ma qui abbiamo una trasformazione radicale. E questa trasformazione si può realizzare solo quando si ha comunione con il Signore. Senza la comunione, senza della comunione con il Signore, noi non possiamo andare veramente da nessuna parte. Infatti questo brano di Isaia, che ripeto è rivolto ad Israele, ci parla della conversione del futuro Israele, del vero Israele, che si ravvederà, che si convertirà al Signore. Allora verso questo Israele il Signore dice: il tuo dolore cesserà e sarà tramutato in canti di gioia. Guardate, la via d'uscita c'è sempre, la speranza c'è sempre. Sei nel gemito, sei nel dolore a causa del tuo peccato, ma se torni a me, se ti ravvedi, se torni al Signore, il tuo dolore viene trasformato dal Signore in canti di gioia e in canti di letizia. Questo è qualcosa di straordinario, perché il Signore è sempre lì pronto ad aspettarci, miei cari. È sempre lì pronto ad accoglierci, ma nel momento in cui noi perseguiamo la strada che Egli ci indica. E poi abbiamo questa espressione molto forte detta da Salomone, ovvero la carne e il corpo che si consumano, che è un'espressione che molto spesso nella Bibbia ci parla di giudizio, ci parla di giudizio definitivo. Ad esempio nel Salmo 37 è scritto: il Signore conosce i giorni degli uomini integri, la loro eredità durerà in eterno, non saranno confusi in tempo di sventura, ma saranno saziati in tempo di fame. Gli empi periranno, i nemici del Signore come grasso di agnelli saranno consumati e andranno in fumo. Quanto è bello vedere, è vero, le contrapposizioni che abbiamo nella Bibbia, giusto empio. Nei libri poetici ci sono tantissimi versetti che ci parlano di questo. E qui il salmista ci dice che il Signore ha e vuole mantenere un rapporto stretto, intimo, profondo con il giusto, cioè con colui che è timorato di Dio. Dio vuole avere questo rapporto con ciascuno di noi. Il Signore mai si compiace quando deve usare la verga della sua correzione. Lo fa perché ci ama, ma non si compiace di questo. Lui vuole avere comunione con noi. Ma la sua comunione è una realtà che è talmente solenne, talmente al di là della nostra immaginazione, che ha delle condizioni. E il Signore, noi lo sappiamo, pone le sue condizioni. Solo rimanendo attaccati al Signore potremo evitare ogni forma di confusione, potremo evitare ogni forma di smarrimento. Non ci troveremo nella situazione, o se ci troviamo in questa situazione, Dio ci aiuterà ad uscirne. Quando cominciamo a chiederci: ma cosa posso fare? Ma non trovo una via d'uscita, come posso risolvere questa particolare situazione? E invece gli empi, guardate che differenza. Il salmista dice che gli empi saranno consumati, giudicati in via definitiva. Non ci sono tre gradi di cassazione, subito un giudizio definitivo. Quale atroce realtà sarà il gran trono bianco, quando gli empi, tutti gli empi, pensiamo, di tutta la storia dell'umanità, si troveranno lì per essere giudicati dal Signore Gesù in persona. Dicevamo prima, vero, il Signore Gesù non è soltanto l'umile agnello che ha dato la sua vita, ma è anche il giudice supremo che sentenzierà su tutti coloro che lo hanno rifiutato. E qui il salmista, per usare un eufemismo, dice: saranno consumati. Ma noi sappiamo, vero, quale sarà la fine tragica di tutti coloro che non hanno posto fede nel Signore. Vorrei leggere con voi un brano che abbiamo in Geremia, capitolo 16, versetti 4 e 5, un messaggio che è rivolto al popolo di Giuda. Sappiamo che questo popolo era un popolo idolatra, un popolo che si era allontanato da Dio, e tante volte rifletto su quest'uomo di Dio, Geremia, che pensate ha predicato per 50 anni, non un giorno, ma 50 anni in mezzo a tante prove e difficoltà. Geremia 16, versetti 4 e 5. Essi moriranno consumati dalle malattie, non saranno rimpianti. Guardate che messaggio dice qui il Signore, a me mi viene la pelle d'oca. Non avranno sepoltura,
serviranno di letame sulla faccia della terra, saranno consumati dalla spada e dalla fame, e i loro cadaveri saranno pasto per gli uccelli del cielo e per le bestie della terra. Poiché così parla il Signore: non entrare nella casa del lutto, non andare ad affliggerti con loro né a compiangerli, perché, dice il Signore, io ho ritirato da questo popolo la mia pace, la mia bontà, la mia compassione. È un messaggio di una durezza estrema. Ma riflettiamo, fratelli e sorelle, sulle volte, sulle centinaia di volte che il Signore ha richiamato questo popolo al ravvedimento e alla conversione. Centinaia di volte Dio ha inviato i suoi profeti per supplicare Israele, per supplicare Giuda di abbandonare il peccato. Allora sempre possiamo osservare, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, questo principio assoluto che abbiamo anche in questo brano. Quale? Che chi persegue la via del peccato sperimenterà terribili conseguenze. Conseguenze che possono essere diverse da quelle che leggiamo qui, ma comunque conseguenze terribili. Perché il peccato porta questo. Provocate dalla nostra stessa malvagità. Interessante. In Geremia capitolo 2, non è un brano che ho qui negli appunti, il Signore dice: Giuda, ricordati che la tua punizione è la tua stessa malvagità. La tua punizione è la tua malvagità. Cioè sei tu che raccogli i cocci, le conseguenze delle tue azioni. Quindi come il popolo di Giuda, come Gerusalemme, che addirittura, ci dice qui il testo, ha subito la morte attraverso le malattie, la spada ed una profonda umiliazione, anche noi dobbiamo stare attenti al fatto che quando noi andiamo contro Dio, sempre subiremo delle conseguenze. A meno che noi non ci ravvediamo e torniamo a Lui. Sebbene delle conseguenze ci possono sempre essere. Ci ricordiamo sempre dell'esempio di Davide, vero? Davide si umiliò, chiese perdono, si ravvide del suo peccato, ma 4 figli gli morirono. Le conseguenze ci possono essere, anche con il ravvedimento. Ma qual è però la bellezza? Che torna la comunione con il Signore. Torno ad avere un rapporto di intimità, un rapporto stretto con il Signore. E che cosa dice addirittura il Signore a Geremia? Abbiamo letto attentamente. Geremia, non piangere per questo popolo. Geremia, non pregare per questo popolo. Ma come? Ma uno dei compiti più importanti che aveva il profeta era proprio quello di intercedere per il popolo. Guarda quante volte Mosè ha interceduto per Israele. Qui verso Geremia il Signore dice: no, se tu Geremia piangi per Giuda e se tu intercedi per Giuda, io non ti ascolterò. Che messaggio che qui dà il Signore? Non ti ascolterò. La mia sentenza è questa. Fratelli e sorelle, ma fino a che punto bisogna arrivare per far spingere il Signore a dire queste parole? Fino a che punto? Fratelli e sorelle, il Signore è buono, è compassionevole, è misericordioso, ma non abusiamo della sua pazienza. Non dobbiamo abusare della sua pazienza, della sua clemenza. Dio non è a nostra disposizione. Noi, se il Signore si compiace, si degna di usare noi per la sua gloria, ma Dio non è a nostra disposizione. Fratelli e sorelle, teniamo conto di questo. Fino a che punto Giuda era arrivato per far spingere il Signore a dire: Geremia, non piangere per Giuda, non pregare per questo popolo. Ma che cosa dice invece Davide quando si pente, quando si umilia e quando chiede perdono a Dio? Nel Salmo 32 dice: beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Finché ho taciuto, guardate che parole dice Davide, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me, il mio vigore inaridiva come per arsura d'estate. Davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità. Ho detto: confesserò le mie trasgressioni al Signore, e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato.
Quando è che avviene il perdono di Dio? Quando Davide fa un percorso. Quando Davide compie il percorso dell'umiliazione. Colui a cui non è imputato il peccato, lo sappiamo, non è certamente una persona perfetta, ma un figlio di Dio che sa ravvedersi. E ogni figliuolo di Dio sa ravvedersi se è un figliuolo di Dio, eh? Perché l'ha imparato al momento in cui si è convertito al Signore. Per un figlio di Dio che chiede perdono al Signore, che abbandona il peccato, esattamente come ha fatto Davide. E lui racconta, testimonia del tempo, che è un anno almeno, del tempo in cui lui ha nascosto il suo peccato. Davide non era tranquillo, Davide non viveva come se niente fosse. Per un anno il suo animo era turbato, le sue ossa si consumavano, la mano del Signore che era pesante, immaginiamoci un po' la scena, come se il Signore lo scacciasse a terra. E ad un certo punto Davide non ce l'ha fatta più, quando Nathan lo smaschera, vi ricordate? Ed è lì che poi Davide scrive il Salmo 51. Questo impariamo da Davide. Cosa vuol dire umiliarsi? Che cosa vuol dire ravvedersi al Signore? Fino a quando il suo peccato non fu confessato, egli sentiva un profondo dolore, una profonda sofferenza, tanto che le sue ossa, è scritto, si consumavano. Ma quando Davide fece il passo del ravvedimento, egli sentì, sperimentò tutta la gioia, la bellezza della comunione con il Signore, anche se la pagò cara. Anche se la pagò cara, però Dio tornò ad avere comunione con il Signore, proprio per il fatto che lui è compassionevole e misericordioso. Come ci comporteremo noi quando uno ce ne fa tante e continua a farci del male e continua a dirci: ma perdonami, non, la prossima volta non lo farò più. Immaginiamoci i nostri figli, no? Arriviamo ad un punto che poi non ci crediamo, dice: sì, ciao, non ti credo mica più, non ti perdono. E invece il Signore come si comporta con noi? È scritto che il giusto cade 7 volte. Immaginiamoci una persona che 7 volte al giorno ci fa del male. 7 volte. E continua poi a venire da noi e dire: ti chiedo perdono. E noi come ci comporteremo? Arriviamo ad un punto che siamo esasperati e diciamo: basta, ma mi stai prendendo in giro? Invece il Signore è così. È scritto che anche se il giusto cade 7 volte, il Signore lo rialza. Ma ricordiamoci sempre che il Signore vuole vedere il ravvedimento nel nostro cuore, e lo impariamo da Davide. L'Apostolo Paolo in Romani 6, versetti 12 e 13 dichiara: non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze? Non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi, e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. E qui ci viene parlato del nostro corpo, ci viene parlato dell'elemento più prezioso della nostra persona, perché il nostro corpo lo curiamo. Quando siamo malati corriamo dal medico per avere le cure necessarie, vero? E lo dice l'Apostolo Paolo in Prima Corinzi 6. Addirittura per un figliuolo di Dio il corpo è divenuto il tempio dello Spirito Santo. E allora che cosa ci dice qui Paolo? Le vostre membra, cioè le vostre braccia, le vostre gambe, i vostri occhi, il vostro corpo sia strumento di giustizia, diventi strumento di giustizia per la sua gloria, perché è passato il tempo nel quale voi servivate il peccato, mettavate a disposizione le vostre membra, le vostre braccia, le vostre gambe per servire il peccato. È passato questo tempo, non deve più tornare questo tempo, se siete veramente dei nati di nuovo. E Paolo ai Tessalonicesi ricorda: perché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore, senza abbandonarsi a passioni disordinate, come fanno gli stranieri che non conoscono Dio. Gli stranieri, cioè coloro che nel contesto che non conoscono il Signore, hanno bisogno di vedere quella differenza che passa tra un figliuolo di Dio
è un figliuolo delle tenebre. Dio non vuole punirci e castigarci, lo dicevamo prima. Dio non si compiace di questo. Egli vuole che noi, come suoi figli, ci santifichiamo, che ubbidiamo alla sua volontà. E che quindi il nostro corpo, qui si parla di questo aspetto, che il nostro corpo sia mantenuto in santità e onore. Però, se noi invece vogliamo soddisfare le nostre passioni disordinate, allora ricordiamoci che la disciplina di Dio arriverà. Non è un'opzione. La disciplina di Dio arriverà. Perché? Perché questo è l'unico strumento per farci rinsavire. Quando noi leggiamo la parola, tante volte, ma non torniamo al Signore, quale mezzo ha il Signore per farci tornare a Lui? La verga. E quando Dio colpisce, non è come colpiamo noi, eh? Lo abbiamo visto, ovvero nelle sette chiese in Asia, come punisce i peccatori nella chiesa di Tiatiri, con la morte. Come punì i corinzi per non aver per aver disonorato la cena del Signore, la messa del Signore, con la malattia e la morte. Come punì Anania e Saffira per la loro menzogna, con la morte. Fratelli e sorelle, sono aspetti della disciplina di Dio. Quindi stiamo attenti, ricordiamoci sempre con chi noi abbiamo a che fare. E allora, come quinto argomento, abbiamo questo interrogativo che per tre volte, con parole diverse, viene ribadito. Come ho fatto a odiare la correzione e come ha potuto il mio cuore disprezzare la riprensione? Certo, questo ipotetico giovane ancora non ha fatto nulla di male, ma ricordiamoci che qui Salomone sta parlando ai suoi figli. È un contesto familiare che noi abbiamo qui. È un padre che sta avvertendo i propri figli su pericoli che loro devono assolutamente evitare. È bello quello che leggiamo in Proverbi 10, versetto 17. Chi tiene conto della correzione, guardate che cosa dice l'autore, che è Salomone sempre, segue il cammino della vita. Chi tiene conto della correzione segue il cammino della vita, ma chi non fa caso alla riprensione si smarrisce. Che contrapposizione forte che abbiamo qua. Solo con la correzione del Signore. Per correzione non si intende soltanto la vergata, ma per correzione si intende anche la riprensione stessa, l'avvertimento. Potremmo dire una riprensione verbale da parte di Dio. Quando noi leggiamo la parola del Signore, piangiamo su questa parola, perché Dio parla al nostro cuore e ci fa vedere una nostra condotta disordinata. E allora chiediamo perdono a Dio, supplichiamo il suo perdono. Questa è anche correzione. La correzione non è soltanto la verga. Ma la correzione è un aspetto molto ampio, un argomento molto ampio. Questo, ci dice l'autore, è il cammino della vita. Noi impariamo a vivere nell'ottica divina quando noi accettiamo la sua correzione. Ma chi non l'accetta? Chi non accetta la sua correzione? Chi non accetta la sua riprensione? Chi non accetta la voce di Dio che sta dicendo tu stai sbagliando davanti a me? Allora, ci dice qui il brano, c'è smarrimento, c'è confusione. Arriverà il momento nel quale non si saprà più che cosa fare. Quanto è importante tenere conto degli avvertimenti che abbiamo nella scrittura. Certo, quando si è corretti, ci dice l'autore della lettera agli ebrei, non è piacevole, no? Quando noi diamo uno scappellotto ai nostri figli, i nostri figli piangono perché sentono dolore. E ogni correzione è così. Quando Dio ci disciplina, piangiamo. L'autore della lettera agli ebrei dice: è vero che qualunque correzione sul momento non sembra recare gioia, ma tristezza. In seguito, tuttavia, produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. Allora benvenga, fratelli e sorelle, quando noi proviamo dolore per la correzione di Dio. Benvenga. Perché vuol dire
che noi non siamo insensibili ai suoi richiami, che non siamo insensibili alle sue riprensioni. Se un figlio non viene disciplinato, qui per disciplina non intendo solo lo scappellotto, ma intendo i modi che i genitori hanno per disciplinare i propri figli, se un figlio non viene disciplinato, qual è il rischio? Che poi questo figlio seguirà strade sbagliate. Attenzione, può seguire strade sbagliate comunque anche se viene disciplinato. Però i genitori possono dire: io il compito a cui il Signore mi ha chiamato l'ho fatto. Poi è chiaro che ogni figlio farà le proprie scelte, questo vale anche per la conversione. La stessa cosa però vale anche per un figliuolo di Dio indisciplinato e che poi viene corretto da Dio. Cioè, se non ci fosse la disciplina di Dio, noi continueremmo a seguire strade sbagliate. Se Dio non ci prendesse per un orecchio e ci dicesse: ma cosa stai facendo? E Dio può usare anche la famiglia spirituale, può usare i fratelli, può usare le sorelle, affinché loro ci avvertino su delle scelte, decisioni sbagliate che noi stiamo prendendo. Il Signore, essendo il nostro amato Padre Celeste, ricordiamoci, usa la sua verga solo quando occorre e sempre per il nostro bene. Allora proveremo tristezza, proveremo dolore, ma ci dice l'autore della lettera agli Ebrei che questo dolore sarà cambiato in gioia, si trasformerà in gioia. Fratelli e sorelle, i Corinzi stessi, l'esempio della Chiesa carnale, quando ha ricevuto la prima epistola di Paolo, che cosa dice l'Apostolo Paolo nella seconda epistola? Quando voi avete ricevuto la mia lettera, voi avete pianto e vi siete ravveduti. Certo, altre cose devono essere messe a posto. Ma che cosa dice l'Apostolo Paolo a una chiesa che per antonomasia è la chiesa carnale? Corinto non è una chiesa spirituale. Voi siete carnali, dice Paolo. Però, anche se erano credenti carnali, quando hanno ricevuto quell'epistola, hanno pianto, hanno detto: abbiamo sbagliato davanti al Signore, perché erano figliuoli di Dio, anche se carnali. Erano figliuoli di Dio. Non potevano rimanere insensibili di fronte a quell'epistola. E dell'Apostolo Paolo nella seconda lettera che lo dice: la vostra tristezza vi ha portato al ravvedimento, il vostro pianto vi ha portato al ravvedimento. E allora cosa dice Paolo? Non me ne duole se vi ho scritto in quel modo, perché c'è stato un risultato, c'è stato un frutto. Fratelli e sorelle, se siamo figliuoli di Dio, questa sensibilità ci sarà sempre. Arriverà il momento in cui proverò dolore, tristezza, ma questa tristezza mi porterà a ravvedermi davanti al Signore. E allora il versetto 12 continua ed è scritto: come ha potuto il mio cuore disprezzare la riprensione? Come ha potuto? E qui vediamo, sono domande di un uomo ipotetico, non è una situazione reale ancora, ma di un uomo ipotetico che si sta ravvedendo al Signore. È interessante notare quello che è scritto in Proverbi 1. Vorrei leggere con voi questo brano, Proverbi 1, versetti 29 a 31, anche se è rivolto agli empi. Teniamo conto di questo, Proverbi 1, versetti 29 a 31. Poiché hanno odiato la scienza, non hanno scelto il timore del Signore, non hanno voluto sapere i miei consigli e hanno disprezzato ogni mia riprensione, si pasceranno del frutto della loro condotta e saranno saziati dei loro propri consigli. È vero, sono parole che sono rivolte a empi, a coloro che hanno disprezzato, si dice qui il testo, la scienza, la sapienza stessa di Dio. Essi hanno odiato la scienza, hanno disprezzato la riprensione, la correzione, e volutamente, cioè proprio per scelta personale, non hanno voluto dare ascolto ai consigli del Signore. Però il principio che abbiamo qua vale per tutti: ciò che l'uomo ha seminato,
quello pure raccoglierà. Allora che cos'è che dice alla fine? Visto che tu non mi hai voluto ascoltare, ti pascerai, cioè ti nutrirai, mangerai il frutto delle tue azioni. Molto chiaro qui il testo. Epistola ai Galati, Paolo ai Galati dice proprio ciò che l'uomo ha seminato, quello pure raccoglierà. Hai seminato per lo spirito, raccoglierai in abbondanza per lo spirito. Hai seminato per la carne, ne raccoglierai i frutti. È un principio, miei cari, assoluto, che vale per tutti quanti, per gli empi e per i figliuoli di Dio, soprattutto per i figliuoli di Dio, in quanto essi conoscono il Signore. Quale bellissimo esempio, fratelli e sorelle, abbiamo da un giovane che poi diventò anziano, vecchio come Daniele. In Daniele capitolo 6, versetto 4 è scritto che i capi, i satrapi, cercarono di trovare un'occasione per accusare Daniele circa l'amministrazione del regno, ma non potevano trovare alcuna occasione, né alcun motivo di riprensione, perché egli era fedele e non c'era in lui alcuna mancanza da potergli rimproverare. Fratelli e sorelle, io voglio essere come Daniele. Certo, io voglio essere come il Signore Gesù, imitare Lui. Ma è bello quando il Signore ci presenta esempi umani dove hanno, che hanno vissuto veramente una vita irreprensibile. Di Daniele, anche se era un peccatore che aveva bisogno della grazia di Dio, come tutti, nel libro omonimo non viene registrato un solo peccato di quest'uomo. Non ne viene registrato uno. Anzi, lui pagava per il peccato dei padri, dei suoi antenati, perché lui era deportato a Babilonia non per colpa sua, ma per colpa dei suoi padri. Ed è bello, vero, leggere di quest'uomo come Daniele fosse non soltanto un credente fedele al Signore, ma il suo comportamento era talmente irreprensibile che nessuno, abbiamo letto, i satrapi, cioè coloro che collaboravano con lui per l'amministrazione del regno di Persia, cercavano un modo per accusarlo, come il Signore Gesù, vero? Gli scribi, i farisei che cercavano un appiglio per accusare il Signore Gesù e non lo trovavano. Come facciamo a eliminare quest'uomo? Come facciamo a toglierlo di mezzo? Ci ricordiamo la storia, no? Hanno solleticato l'orgoglio del re Dario, hanno promulgato, il re ha promulgato una legge ingiusta che proibiva a Daniele di pregare il Signore per un tempo determinato, ma Daniele si comportò come se quella legge non esistesse. Quanto è bello, è scritto che spalancò le finestre di casa sua e tre volte al giorno, indirizzato verso Gerusalemme, pregava il Signore. Per Daniele non era importante che ci fosse quella legge, egli rimase fedele a Dio anche a costo della vita, gettato in una fossa di leoni, ma il Signore tura, chiude le fauci di quei leoni, non permette a quegli animali feroci di toccare un solo osso di Daniele. In realtà nelle fauci di quei leoni ci andarono chi? Proprio coloro che volevano eliminare Daniele. Fratelli e sorelle, questi sono esempi che dobbiamo assolutamente seguire. Un giovane, qui non è più giovane, ma un uomo che la cui testimonianza ha toccato tre re. Nebucadnezar, Baltasar e Dario, tre re. Fratelli e sorelle, siamo come Daniele? Gli altri trovano qualcosa da ridirci, per accusarci, per riprenderci? E poi versetto 13, vado verso la conclusione, è scritto: come ho fatto a non ascoltare la voce di chi mi insegnava? Guardate, correzione, riprensione, insegnamento. Fanno tutto parte dell'insegnamento. L'insegnamento copre tutto, copre anche la riprensione e la correzione. Allora dice appunto questo terzo interrogativo: come ho fatto a non ascoltare la voce di chi mi insegnava? Un testo molto bello l'abbiamo in Neemia capitolo 8 versetto 9, dove è scritto: Neemia, che era il governatore, Esdra sacerdote e scriba, e i leviti che insegnavano, dissero a tutto il popolo:
questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio. Non siate tristi e non piangete. Tutto il popolo infatti piangeva ascoltando le parole della legge. Mi ha colpito proprio questo atteggiamento che il popolo di Israele ha manifestato nei confronti della parola di Dio, della legge. Allora c'era la legge che era parola di Dio. I ruoli tra questi due personaggi, ovvero Neemia ed Esdra, erano rispettivamente governatore e scriba. Ed è bello vedere come questi due uomini di Dio collaborano insieme per il risveglio nel popolo di Israele. Entrambi nutrivano il forte desiderio di insegnare al popolo di Israele quelle che erano le vie del Signore. E l'unico modo era quello di attenersi scrupolosamente ai principi della legge, ai principi che Dio aveva insegnato attraverso la legge. Ed è toccante vedere come Israele rispose alla lettura della parola. Pianse. Fratelli e sorelle, qual è l'ultima volta in cui voi avete pianto leggendo la parola? Davanti a Dio, nella vostra meditazione personale, nel vostro studio personale, leggete un brano, Dio vi colpisce e piangete. Fratelli e sorelle, gloria a Dio quando piangiamo, quando è la parola di Dio che ci colpisce. Perché c'è speranza di ravvedimento. Israele in questa circostanza che cosa dimostrò? Sensibilità verso la parola. Dimostrò di ammettere le proprie colpe davanti a Dio, confessò le sue colpe davanti a Dio e pianse quando ascoltò i Leviti che insegnavano tutta la legge. Pensate, sapete quanto era lunga la legge, eh? Non bastava 10 minuti per leggerla. E loro erano lì, attenti, e piangevano, mentre i Leviti insegnavano. Il salmista nel Salmo 34 dirà: venite figliuoli, ascoltatemi, io vi insegnerò il timore del Signore. Il timore del Signore non lo si impara sui banchi di scuola di questo mondo. Il timore del Signore ce lo insegna il Signore stesso, attraverso, mediante la sua parola. E in conclusione volevo leggere con voi Atti capitolo 2 versetto 42 quale monito e incoraggiamento per ciascuno di noi. Atti 2 versetto 42. E che veramente possiamo comportarci come questi cristiani. Ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Credo che veramente non possiamo fare a meno di rimirare nuovamente a questo bellissimo esempio di questi primi cristiani. Pensate, erano i primi che si erano convertiti dalla predicazione di Pietro. I primi cristiani, la Chiesa era appena nata. In un tempo di sonnolenza e di apatia, dobbiamo ammetterlo, come quello in cui noi ci troviamo, dove addirittura il frequentare le riunioni sembra un peso insopportabile. Tempi di sonnolenza e di apatia. È necessario tornare a questo zelo, a questo fervore, a questa perseveranza che caratterizzava la Chiesa primitiva. Questi figliuoli di Dio che ascoltavano giorno dopo giorno, non 2 o 3 volte a settimana, giorno dopo giorno, gli insegnamenti degli apostoli. Una perseveranza in relazione a questi 4 fondamenti della Chiesa. L'insegnamento, la comunione, la cena del Signore e le preghiere. Allora, fratelli e sorelle, vediamo come l'insegnamento è veramente importante. L'insegnamento che Dio ci dà giornalmente attraverso la sua parola. Allora, come noi reagiremo? Come noi risponderemo all'insegnamento, alla riprensione e alla correzione di Dio? Risponderemo con un tornare al Signore, se c'è questa necessità? Risponderemo con uno zelo sempre più
bruciante, possiamo dire, per il Signore, oppure aspetteremo fino a che arriveremo a dire: come ho fatto a odiare la correzione di Dio, il suo insegnamento e la sua riprensione. Fratelli e sorelle, quando Dio parla, Lui pretende di essere ascoltato, che veramente possiamo dare ascolto alla sua voce e che possiamo essere veramente come Daniele, come questi primi cristiani, che fedelmente, anche a costo della vita, perché c'era la persecuzione, con perseveranza andavano avanti per dar gloria a Dio. Amen. Amen.